che assume un valore particolare, quella del 2 giugno di quest'anno, una festa della Repubblica segnata dalla nascita del nuovo governo e dalla necessità di riappropriarsi dei valori di libertà, giustizia, uguaglianza e democrazia. Nelle ultime settimane abbiamo anche visto come le istituzioni democratiche del nostro paese abbiano correttamente discusso e il sale della democrazia sta anche nella discussione. Nella meravigliosa cornice del Parco della Biodiversità di Catanzaro, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, anche quest'anno la Prefettura ha celebrato il 72esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Per 5 mesi dalle parti di Palazzo dei Bruzzi è regnato il silenzio, al massimo si è levato qualche sussurro, ma l'iniziativa assunta da Mario Oliverio per spostare nei pressi dell'Università della Calabria la costruzione del nuovo ospedale, subito caldeggiata dai sindaci di Rende e Montaltufugo, ha dato una scossa ai consiglieri comunali di Cosenza. E nelle redazioni sono piovute diverse dichiarazioni sul tema. Quella di maggiore rilevanza politica riguarda l'annuncio di Pierluigi Caputo. Il presidente del civico consesso convocherà la conferenza dei capigruppo per fissare la data di un consiglio dedicato ad hoc sul nuovo ospedale, ma anche sulle deficienze registrate all'annunziata nell'erogazione dei servizi ai cittadini. Avranno potuto notare il consenso che ha avuto questa nuova istituzione rotariana con la presenza di un Rotary regionale e anche extraregionale qui a Vibo Valentia. È stata intensa la partecipazione alla cerimonia costitutiva del Rotary Club Vibo Valentia Eponion, un ulteriore tassello della già ampia rete di club che insistono sul territorio regionale e tenuto a battesimo, tra gli altri, dal governatore emerito del distretto 2100 Vito Rosano.